Buongiorno a tutti, ciao a tutti, ho acceso il computer e ho qui anche l'iPad perché oggi voglio fare un esperimento con Siri. Ho voluto prendere spunto un po' dai video che girano, cioè tipo Siri decide questo per me, Siri comanda quest'altro per me, perché ho pensato di fare in modo che Siri decida per me una sfida, praticamente quale dolce io debba provare a fare, e mi sono orientata sul sito dei superfood, quelli di cui già vi ho fatto un paio di video che ve li metto qui nel pallino, insomma, della i, perché appunto ho tutti i superfood che hanno e ho visto che c'è proprio l'apposita sezione delle ricette, e quindi ho pensato proviamo a fare una ricettina di un qualcosa che sia comunque salutare e divertente. Quindi questa è la pagina degli Unicorn Superfood e come vedete qui ci sono le ricette, quindi ricette. E ho visto che ci sono praticamente quattro pagine di ricette. Quindi adesso noi chiederemo a Siri di scegliere un numero casuale tra 1 e 4, così vediamo un po' su che pagina posizionarci. Ehi Siri! Aspetta, ho fatto un macello. Ehi Siri, scegli un numero casuale tra 1 e 4. La risposta è 2. 2. Quindi andiamo su pagina 2. Quindi pagina 2. Ok, adesso contiamo quante ricette ci sono. Allora, sono 3, 6, 9, 12, 12. Quindi chiederemo di scegliere un numero casuale tra 1 e 12. Ehi Siri, scegli un numero casuale tra 1 e 12. Fa 11. 11. Ok, quindi la penultima. Ok, queste le crepe. Ora vedo, perché se sono con l'uovo non le posso fare. Andiamo a vedere la ricetta. Così vediamo un attimo anche se devo comprare qualche ingrediente. Allora, comunque belle sono belle, eh? Poi ci speravo che uscisse qualche ricettina con la spirulina blu, perché è troppo carina. Allora, farina, dolcificante a nostra scelta. Ora apriamo anche il traduttore, no, Treccani no, traduttore, perché non so che cosa sia. 10 grammi starch, vediamo cos'è. Amido. Vabbè, vediamo. Vaniglia. Un latte vegetale ce l'ho. Cannella. Vabbè, lievito. E sale. Ok. Per il condimento, la spirulina blu e ce l'ho. Lo yogurt al cocco, ok, questo lo devo comprare perché lo yogurt al cocco non ce l'ho. Ok, quindi praticamente devo comprare solamente lo yogurt al cocco e questo amido. Ora vedo se posso sostituirlo con qualcosa, perché non saprei nemmeno in che sezione del supermercato sceglierlo. Comunque io direi che ce la posso anche fare, e quindi io non vedo l'ora di iniziare. Quindi andrò a prendere il mio yogurt al cocco e a questo punto, sai che è, siccome nella foto vedo che ci sono anche i frutti, questi qui, no, i mirtilli, le more, approfitto anche per prendere un po' di frutta che l'ho finita tanto e iniziamo a fare le nostre crepe. Sono contentissima. Eccomi tornata, allora ho fatto spesa, ho comprato tutto quello che mi serviva, compresa anche la maizena, l'amido, insomma sì, l'amido. Adesso ricerco la ricetta, che non dovrebbe essere così difficile perché basta mischiare tutto e assemblare.
Anche se io comunque una piccola cosa problematica ce l'ho, però vabbè, ci penseremo quando è il momento. Quindi io direi che a questo punto noi possiamo iniziare a preparare le nostre crepe. Allora, iniziamo con 100 g di farina. Ok, lì c'è scritto 100 g di farina senza glutine, ma io insomma tanto non ho problemi di celiachia. Ok, quindi io metto la farina normale. Poi dobbiamo iniziare 30 g di dolcificanti, metto lo zucchero, tolgo tutti gli eventuali grumi perché il mio zucchero è sempre pieno di grumi. Poi dobbiamo mettere 10 g di maizena, eccola qua, l'ho trovata, amido di mais per dolci soffici e leggeri, quindi precisa, abbiamo detto 10 g. Sembra zucchero filato, wow! 10 g, e infatti è leggerissima perché 10 grammi sono tanti così. Ok, quindi voglio seguire proprio la ricetta, no alla lettera, alla virgola proprio precisa. Non ho comprato i frutti di bosco perché mi sono ricordata di avere le fragole dell'orto in casa e quindi ci metteremo quelle. Poi c'è scritto un cucchiaio di essenza di vaniglia e io ho trovato questo, che è questa specie di gelatina, insomma, di vaniglia, e quindi ci metto questa, sperando che vada bene, ma credo di sì, insomma. Non ho trovato nient'altro con la vaniglia al supermercato e quindi ho preso questo, perché bacche no, perché altrimenti ci sarebbe stato scritto, e quindi vado così. Poi dobbiamo aggiungere 250 ml di latte vegetale e io, visto che abbiamo comunque un po' lo yogurt al cocco nel ripieno, ho preso questo qui, il latte di cocco, e quindi aggiungeremo 250 ml di questo. Poi un cucchiaio di cannella, è difficile ora misurare un cucchiaio di cannella, oh ma no, ce l'ho pochissima, credevo fossi di più, vabbè, allora facciamo così, tutta quella che ho ce la metto, perché tanto, no, vabbè, molto a occhio perché a sto punto non mi sono più regolata, vabbè, lasciamo perdere. Poi un cucchiaio di bicarbonato, che a questo punto non so se fosse stato meglio metterci il lievito, però loro qui dicono un cucchiaio di bicarbonato e io seguo la ricetta, quindi un cucchiaio di bicarbonato e un pizzico di sale. A posto. Quindi vediamo che succede. Allora, io non me ne intendo particolarmente di impasto di crepe. A me è venuto così. Ora lo mischierò un po' con il cucchiaio quando lo verserò nella padellina, perché ora ho il problema di dove cuocerlo. Dunque, il mio problema è che io ho come unica, diciamo, pentolina antiaderente questa, che non so quanto possa essere adatta, ma ho solo questa, quindi ci mettiamo un pochino di olio e vediamo che succede. Questa cosa mi spaventa tantissimo. Io provo a mettere, vediamo, facciamo una prova, no, ancora non è caldo. Io non ho idea di come debba essere l'impasto delle crepe, però io, cioè, ho seguito tutto, quindi io ci conto, ci spero, vediamo.
Allora, vabbè, allora, ok, non devono essere eccessivamente spesse, no? Quindi io direi che una cosa del genere può andare. Bianco e spento. Vediamo. Non ho idea, raga, veramente non ho idea. Ma questa cosa non è proprio adatta per niente, lo so. A me sono venute delle crepe col buco. Cioè, un attimo, perché qui la cosa è complicata. Cioè, sto facendo lo show culinario. Allora, la prima fa schifo, ma sicuramente perché non è adatto. Quindi la prima, diciamo che è questa. Ok, disastro colossale, lo sapevo. Andiamo con la seconda. Saremo più fortunati? Dubito. Adesso ce ne metto un pochino di più e vediamo che succede. Facciamo una cosa del genere. Però intanto l'assaggio. Non sa di nulla. Io lo sapevo che non riusciva. Non avevo dubbi. Comunque continuo. Diciamo che le crepe le abbiamo fatte, passiamo al ripieno, che è praticamente, io confido molto nella decorazione finale, va bene. Comunque ho visto che anche qui nell'immagine non è che siano proprio bianchissime bianchissime, anche a me non mi sono venute bianche, quindi ci somigliano, diciamo, forse le ho fatte troppo spesse. Comunque ci servono 200 grammi di yogurt di cocco, prontamente acquistato poco tempo fa. Ero veramente molto molto basata di fare questa ricetta misteriosa al buio. Il disastro verrà proprio un piatto bruttissimo. Ora, ecco, io confido molto nella decorazione finale, con qualche fragolina, qualcosa di cioccolato, può darsi che viene decente. Allora, un vasetto di yogurt sono, dovrebbero essere un po' più di 100 grammi, infatti. Poi il resto, quello che avanza, me lo mangio, che ho anche fame. Sono 115, quindi aggiungiamo anche quest'altro. Quasi. Poi comunque se mi avanza, ok, io poi lo mangio, insomma, senza problemi. 200 grammi. E ora arriva il pezzo divertente. Mezzo cucchiaio, quindi anche un po' a occhio, di spirulina blu. Diciamo che ci può stare bene. E mischiamo il tutto. E poi il momento ancora più emozionante, la guarnizione. Lì veramente ho paura, veramente tanto, perché veramente le mie crepe sembrano più dei pancake. Io infatti mi sa che le decoro come pancake, non lo so, ma vediamo, è difficilissimo. Ok, quindi molto molto semplice, proviamo a farne una. Mi vergogno di me stessa. Questo dovrebbe essere una crepe. Mamma mia. Beh, ma io lo sapevo, ma però a mia discolpa dico solo che non avevo gli attrezzi giusti, perché avessi avuto
una cosa decente. Allora, diciamo che più o meno potrebbe essere questa, no? Adesso la decoriamo carina. Allora, questo è il mio misero tentativo di abbellire questa cosa. Più di così non riesco a fare, però vabbè, dai, sono abbastanza soddisfatta. Adesso l'assaggiamo. C'è stato un piccolo problema tecnico, cioè io l'ho mangiata, ora un'altra non mi va di mangiarla, ma la videocamera era spenta, comunque l'ho mangiata. Allora, che vi posso dire? Diciamo che le gocce di cioccolato aggiustano tutto. Non è male, però avete visto, no? Che gli ingredienti sono molto semplici, non c'è burro, non c'è chissà cosa, quindi il sapore non è un sapore wow da dolce esplosivo, insomma, è un qualcosa comunque di fresco, perché c'è lo yogurt fresco, la frutta, quindi è nutriente, è divertente perché comunque è colorato e... però insomma, ecco, non vi aspettate un grandissimo gusto. Comunque io direi che, viste le difficoltà del caso, non avendo comunque la pentolina giusta, essendo la prima volta che facevo anche le crepe, qualcosa è uscito fuori, quindi accontentiamoci. E io direi che l'esperimento è riuscito. Se vedrete pubblicato questo video, vorrà dire che non sono morta, quindi Siri non mi ha fatto avvelenare. E io spero che il mio video vi sia piaciuto, nonostante gli inconvenienti tecnici, anche la non registrazione del momento in cui l'assaggio, però vabbè, capita. E quindi niente, io vi ricordo che sotto trovate il link per tutti i social, quindi vi aspetto lì, soprattutto su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video, che non so quale sarà, ma speriamo che sia qualcosa di fantasioso che mi viene in mente, che mi fa passare un po' di ore come è successo oggi. E è stato divertente fare questo video, anche se semplice, però insomma è stato divertente. Ciao e al prossimo video.